Catania si è risvegliato oggi con 5 sorrisi che certificano ulteriormente la bontà dell'organico della squadra di Cristiano Lucarelli a segno ben 9 volte negli ultimi 180 minuti. Quello di ieri sembrava un pomeriggio grigio, mortificato dalla rete del vantaggio dei campani, che però sono stati travolti nella ripresa da un Catania che aveva troppa voglia di vincere. 5 reti in trasferta i rossazzurri non le segnavano da almeno 2 decenni ed era comunque accaduto in categorie non professionistiche, ragion per cui il successo sul campo della Paganese assume contorni ancora più eclatanti, che probabilmente iniziano a far paura a quel Lecce che continua a fare punti e muovere la classifica in modo stentato. Il Catania però si gode il nuovo momento positivo e già da oggi è iniziato a preparare la partita contro il Catanzaro, che si giocherà all'indomani del match del Little Rugby contro Fici sul terreno del Massimino. I rossazzurri arrivano a questa sfida con il morale alle stelle, dopo aver letteralmente dominato una partita condita da diverse prime volte. Per Lodi infatti è arrivata la prima doppietta in campionato, che permette al numero 10 rossazzurro di segnare più di un gol con la maglia del Catania a distanza di diversi anni. Prima rete in campionato per Ripa, che finalmente si è sbloccato e adesso non vede l'ora di buttarla nuovamente dentro, così come per Aia, che conferma di poter guidare alla grande il pacchetto arretrato. Testa al Catanzaro con i migliori presupposti, quindi, ben sapendo che domenica si dovrà azzerare tutto per non andare incontro a brutte sorprese.